Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Noctilus. Ce l'abbiamo fatta, ragazzoni. Guardate qui. Siamo padroni di questo arcipelago. E è stata dura la battaglia qui ad Simo per conquistare il Mestum, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso un po' di unità, adesso le stiamo, abbiamo reclutato altre al posto di tre mortai. Abbiamo due mortai e una carronata. E al posto della terza, insomma, abbiamo sostituito un archibugio con i colossi Necroflex. L'altro colosso Necroflex ha preso il posto di quello lì del Reggimento della Fama che ci è stato distrutto. Quindi poi, poco alla volta avremo sempre più colossi Necroflex, però devo dire che comunque questo setup mi sta bene. E poi sì, si può fare ovviamente Doomstack di colossi Necroflex su Noctilus, non è forte come nel 2, però va bene così, dai. Comunque, cosa andiamo a ricercare adesso? Più potenza di tiro per le nostre unità di artiglieri, 5% di potenza di tiro in più, ok. E va benissimo così. Ecco, poi siamo aumentati la portata a 181 qua, è vero, perché poi lo stendardo ha funzionato, però anche se è 160 va comunque bene, e equivale a quello degli arcieri. Qua con Noctilus muoviamoci. E dobbiamo potenziare i nostri edifici. Questo mi dà mantenimento ridotto. Qua mi fa reclutare un Morgul infestatore in più. Esatto, così glielo posso dare a lui. Va benissimo. Va benissimo. Poi vediamo un po' cosa si può potenziare in questi insediamenti. Sicuramente questo. Il Maelstrom non so cosa posso potenziare. Posso magari potenziare questo. Altro non credo di voler potenziare. Non mi serve nient'altro. Oddio, magari l'edificio del controllo, giusto perché c'è la corruzione di Zinch da togliere di mezzo. E qui invece niente, non c'ho i soldi per potenziare nulla. Allora, i prossimi obiettivi. I prossimi obiettivi, abbiamo questa missione da fare con gli Elfi Oscuri. È pure una buona occasione per vedere se qui ci sono altre isole da conquistare oppure no. Ci sarebbe anche da esplorare al sud, perché anche a sud, però la missione degli Elfi Oscuri sta a nord e quindi noi ce ne andiamo a nord, ragazzoni. Finalmente lasciamo questo arcipelago, teatro comunque di mille battaglie, mille conquiste, mille vittorie, ma è tutto nostro qui. Dobbiamo ampliare gli orizzonti, dobbiamo andare fuori da questo piccolo quartiere, questo piccolo arcipelago che in realtà è enorme. Per andare a cimentarci in nuove battaglie contro nuovi temibili nemici e magari, chissà, iniziare una conquista nell'entroterra sarebbe una bella sfida per la costa, una sfida molto impegnativa, ma dopo che siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto, non dobbiamo temere nessuno. Anche se i nemici sono ancora tanti e molto pericolosi, non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, ragazzi. Bisogna comunque. Restiamo comunque con i piedi per terra. Classifica dell'infama: siamo scesi decimi perché ci ha superato Aranissa di pochissimo. Però ci stiamo avvicinando agli 8.000 che ci servono per la prima strofa. Intanto questo è salito a 24K di infamia, mannaggia a lui, che infame, ecco il caso di dirlo. Comunque, Trusty, poi avremo finalmente l'aiuto del nostro Trusty, eccolo qua. Inizia a muoverti, anche tu Noctilus, ti vuoi, mamma mia, com'è veloce Noctilus, da qua è arrivato qui senza marcia forzata, assurdo. E vediamo cosa può potenziare lui. Può potenziare questi due, che questo qua serve per il mantenimento. Bene. Allora, tu puoi fare anche reclutare un Morgul infestatore. Glielo diamo a Trusty. Effetto sulla disciplina. Permette gli attacchi benefici, mi piace tantissimo come cosa. Allora, Trusty, levati un archibugio e il Morgul infestatore andrà lì. Punti abilità, vabbè, qua specialista. Qui stiamo a potenziare tutte le statistiche difensive, anche a Trusty penso di.
No, non c'ho abbastanza soldi per potenziare la sua nave, ma poco importa. Non è urgente. E qui invece, cosa si può fare? Qua niente. Qua qualcosa sì per il controllo. Perdiamo meno 10 di controllo, vabbè, ma non è niente di grave. E possiamo andare avanti, dai. E vediamo, uscendo da questo arcipelago, cosa ci aspetta. Ma noi come obiettivo comunque dobbiamo eliminare quella fazione di Elfi Oscuri, come obiettivo di una missione. Poi è chiaro che sfruttiamo quella missione per andare ad esplorare i territori in quella zona e vedere quali possono essere altri eventuali obiettivi, quali eventuali mire. Fermo restando che comunque strada facendo, se incontro qualcosa che si può saccheggiare conqui barra conquistare, sicuramente non me lo faccio, non ci vado a pensare su due volte e parto subito all'attacco. Ah, facciamo una cosa, anche per dare modo a Noctilus di recuperare. Madonna mia, com'è veloce Noctilus, eh. Siamo sicuri che ha bisogno di recuperare perché è una scheggia? Admiral of the fleet. Ok. Le prestazioni della campagna. Venti favorevoli, più velocità di movimento. La scheggia proprio. Ah, qua diamo il Morgul a lui. Allora, Noctilus da potenziare. Ti rimane soltanto questo per poi andare a prendere la guardia abissale con la picca. Tu invece potenziati la nave. Vedete poi altri insediamenti. Non abbiamo i soldi poi per potenziarli. No, vabbè, questo si può fare. Perché purtroppo gli insediamenti, gli edifici di Noctilus costano tutti quanti un sacco. Anche se dopo questo edificio ha potenziato tutto quanto al massimo. Al massimo quello che si poteva fare questo. L'armatura e la difesa corpo a corpo per l'esercito del Lord, che male non è, anche la velocità di reintegro. Però preferisco comunque fare altro. Cioè, dovrei togliere questa cosa della fanteria, però l'edificio della fanteria mi fa troppo comodo. Perché non si sa mai che mi serve per reclutarla. Che tanto poi difesa corpo a corpo e armatura. Fa niente, dai, fa niente. Io aspetto sempre che lui diventa livello 5, così gli assegno una carica. Ora, sì, potrei reclutare altri eserciti, però li voglio reclutare soltanto con gli ammiragli. E siccome non mi va di reclutare altri ammiragli, perché voglio conservarmi l'infamia. Adesso ecco, voglio arrivare ad avere perlomeno la prima strofa prima di ottenere altri ammiragli. Perché insomma, 2000 di infamia a un ammiraglio costa veramente tanto. E sicuramente li vale 2000 di infamia a un ammiraglio, però costa veramente tanto. E poi andando nell'entroterra e distruggendo gli insediamenti anziché conquistarli. E poi conviene distruggerli, possiamo anche guadagnare molta infamia molto più in fretta. Allora, Noctilus, la missione in dosta sta lì. Ok. Oh, e andiamo qui, vediamo cosa c'è, se ci sono altre isole da conquistare oppure bisogna arrivare direttamente qui. Ma questa è la Bretogna. No, questa è Nugia. Ma qua c'è Rakarta. Ah, Elfi Oscuri. Interessante. Interessante. Elfi Oscuri, eh. Ci odiano naturalmente. Anche se approvano la guerra contro gli schiavisti, ma non ci interessa. No, ma distruggiamo
distrutto tutto. Per il momento voglio conservarmi comunque surplus. Ora finalmente posso potenziare gli insediamenti laddove serve. Vedi, Skulls Island livello 4, tanta roba. Un bel porto al 3. E niente, non c'è nient'altro che posso fare. Ho fatto pochi potenziamenti, ma molto costosi. Ok, vediamo un attimo la carta. Allora, grado di forza 20. E ha 16 insediamenti. Ha un accordo commerciale con i percorritori di mondi. 16 insediamenti sono tantissimi. Però non ha né guerra in corso né alleati. Però può darsi che Wulfric si arrabbi se io lo inizio a menare. Qua cosa si tratta? Ci dà 400 introiti netti questo caposaldo. Ah, le velocità di vendita delle vittime più 5%. Io penso che lo inizio a menare la carta. Penso che... Che poi rimanendo in tema con gli elfi oscuri, visto che loro sono elfi oscuri, sono schiavisti elfi oscuri. Elfi oscuri per elfi oscuri, li si mena tutti e via. E abbiamo risolto il problema. Ma mi sa che Ragarte ci anticipa e dichiara guerra lui a noi. Vabbè, diciamo che ci... Ok, ci leva il disturbo, cioè... Perfetto, Ragarte, vai tranquillo. A posto così. Apprezziamo. Guadagniamo tempo così. Ok, e facciamo una cosa. Tu spostati qui. Non c'è nessuno qui in zona. No, parrebbe di no. Ah no, Cutilus, vai a mettere sotto assedio Nuja. Perfetto, allora io voglio vedere se riesco a far partecipare alla battaglia anche Drasti. Quindi sbarca qua Drasti. Ok, così prendo un po' di esperienza. Perfetto, non penso ci muoia nessuno qui in risoluzione automatica. E va. Vediamo i saccheggi qua come sono. 4.800. Ah, scarsi. Conquistiamo questo insediamento. Difesa corpo a corpo e resistenza al tiro, questo è ottimo. Fammi vedere un attimo. A parte il fatto che hai sbloccato anche il talismano della difesa, te lo fai subito. Tu ti prendi il talismano della resistenza. Tutto tuo. Ah, questo è da fondere, sto oggetto. Una bella armatura, 20 di armatura. No, mi tengo questa. Abilità distillato, abbiamo detto che non mi piace. Un altro ermo della discordia, lo possiamo dare a Trasti. Poi munizioni. Allora, vabbè, questo è a posto. Munizioni, unità rassegnata. Facciamo un po' di disciplina da dare. Poi lui a livello di rotazione non gli posso dare niente. Ok. Ah, però hai fatto il livello 5, quindi ti posso anche dare la carica finalmente. Fai lo scudo tagliente. Tu fai così. E tu invece fai la polvere da sparo. Gli occhi morti. Tu li fai lo svanire. Allora, andiamo nelle cariche e questa è una carica ottima perché ci aumenta la velocità di ricerca, ci riduce i costi di costruzione del 15% per tutti gli edifici in tutte le province e aumenta di 10 la crescita della ciurma migrata per tutti gli eserciti nella fazione. Quindi vai Trasti, buff esagerato. Anche questo è buono perché aumenta gli introiti dei porti del 10%.
Mantenimento piomba ponte, vabbè, non ci interessa. Munizione 10% a tutti gli eserciti della fazione. Qua ti buffa le unità di artiglieri e di regina Bess per l'esercito del Lord, però. Poi c'è velocità tutti gli eserciti. Ok, altri buff. Meno 8 di mantenimento tutti gli eserciti di tutta la fazione, anche buonissimo. E capacità più 5%, vedi? Logoramento ridotto e campo visivo per tutti gli eserciti. Per tutti gli eserciti della fazione, anche questo è buonissimo. Questo si blocca il 3. Vediamo cos'altro possiamo potenziare. Tu non puoi potenziarti, vero? No. Vediamo poco alla volta cosa c'è da costruire. Perché guarda qua, guarda. Guarda qua quanta roba da costruire. Ci voglio veramente tanti soldi per potenziare tutto. Ma poco alla volta si fa. Qui. Allora, considerato il caposaldo si sblocca al 3. Qua dovrei fare più che altro il bottino, però non è ancora il caso. Allora, gli insediamenti di questa provincia sono Tor Carindis e San Pedro de Sur. Ok, qua c'è dell'oro dall'altro. E qua c'è addirittura presenza Skaven. Non ho capito in che zona della mappa siamo di Old World. Pensavo di sbarcare in Bretagna, ma in realtà questa non è la Bretagna. Non credo sia la Bretagna. O comunque l'Estalia, ecco, ma non penso sia l'Estalia questa qua. Anche se San Pedro de Sur ha un nome spagnolo, l'Estalia è la Spagna, quindi è la penisola iberica, la Spagna, l'Estalia. Quindi Spagna e Portogallo. Però là non mi risulta che ci sono gli elfi oscuri. Io non lo so perché è la prima volta che esploro questa zona della mappa. Allora, Radia Assuolo saccheggia l'insediamento di Tor Caridis, ci dà 100 di infamia. Ok, allora fai una cosa, Trusty, qua non c'è presenza militare, no? Vatti a prendere San Pedro de Sur. Ora, non so Ragart dove abbia tutti i suoi eserciti. Per il momento non è un problema. Vedi anche questo insediamento che è un altro porto, quindi buonissimo. E noi invece con Noctilus Tor Carindis, che è un altro porto tra l'altro. Quindi stiamo iniziando a fare tutti gli insediamenti così. Ah, qua ci sono delle truppe di Ragart. Ok. Vabbè, questa qua li possiamo anche simulare tranquillamente. Però la saccheggio in questo modo, mi prendo 100 di infamia dalla missione. Ok, 100 punti di infamia. Abbiamo superato di nuovo Aranessa e ci siamo avvicinati ai 5007, siamo ancora lontani da come si chiama? 5000 anzi 8000, scusate, però semmai si inizia. Allora, Conte Noctilus, abbindolatore. Io gli darei più che la forza dell'arma all'attacco corpo a corpo. Boh, tu gli fai lo specialista. Tu vai col colpo da maestro, vai, potenza pacchi la forza dell'arma. Non capisco perché. Ah, ok. No, niente, niente, niente. Allora, porto, diciamo così, un po' di soldi qua. Cioè, minchia, quante cose da potenziare.
anche qui andiamo a potenziare tutto. La corruzione di zinc sta finalmente iniziando a scendere, cosa buonissima. Ah, qui ci sta questo. Oh boy, ah, ci può anche stare. Ma sì, dai. E poi qua da costruire. Ah, ci sta l'edificio delle carronate. Sì, no, l'edificio delle carronate in realtà facciamolo perché mi sblocca le 42 libbre di Zuff barra. È vero. È verissima sta cosa. Sì. Esattamente. E poi questo rituale. Io non ho ancora capito dove sta quella cazzo di Regina Bess. Che non mi fa reclutare. Non l'ho più trovata. Questo è il reggimento della fama del Necroflex, ma completamente sparita. Vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Non lo so, sicuramente sono io che non mi ricordo come si accede alla Regina Bess del rituale, però oh. Vabbè. Qua c'è molta presenza Skaven. Tutti questi insediamenti distrutti mi fanno pensare agli Skaven, perché qua c'era corruzione Skaven. Quindi penso che questi siano Skaven. Ora bisogna vedere che relazioni hanno con Ragart. Ora, Ragart non è che aveva accordi commerciali a parte quello con Wulfric e alleanze militari o quant'altro. Quindi chissà. Oddio, questa è una cosa che potrebbe anche farci andare d'accordo con gli Skaven, se loro non vedono di buon occhio la carta. Intanto qua sblocchiamo la polvere da sparo nera, cioè gli ossidi di polvere nera per aumentare la potenza di tiro dei nostri artiglieri. Bombardamento, bonus contro i grandi, caricatore, munizioni per le artiglierie. E io darei i danni penetranti per gli zombie artiglieri. E qui adesso possiamo andare a conquistare Tor Karindis. Descita negativa nel frattempo, però forse. Allora, vediamo qua e aggiustiamo un po'. E quest'altra provincia è composta da Belmoz, Ubrick che è un porto, e Torrosa che è un altro porto. Ora, non mi fido molto a far andare da solo Trasti. Andiamo a andare a vedere se ci sono eserciti nemici nella zona. Per il momento no. Io ora non so Ragart dove abbia le sue truppe. Però grazie di tutti questi insediamenti portuali, mio caro Ragart. Allora, tu, dopo aver potenziato ciò, vatti a potenziare le artiglierie. E allora, questa è un'arca nera di Ragart. Qua c'è un altro esercito di Ragart. Qua c'è Folle Mulletson. C'è Folle Mulletson che... Ah, ok, sta sopra di noi, a 6.000 di infamia. Sarebbe da eliminare in realtà. Così ci togliamo un concorrente, a parte ci darebbe un sacco di infamia. Però, ripeto, non mi fido a far andare i Trasti da solo. Vediamo un attimo poi come possiamo fare. Come ci possiamo dividere, perché è comunque un esercito giovane, non attacco fulminio. Vabbè, molto forte, però meglio non esagerare. Qua Nucia. Ma Nucia dovrebbe essere la penisola iberica, dovrebbe essere l'Estalia questa. Quindi Ragart sta nell'Estalia. Ma serio? Ok. Se decidi. Sta bene anche a me, bro. Non c'è sta un problema. Il fatto è che lui reintegra veramente pochissimo. E io ho dato anche il reintegro aumentato, no? Questo qua è il reintegro. Reintegra solo il 4%. Reintegra veramente poco. Guarda qua che roba. Bisognerà vedere un po'.
Vabbè, andiamo avanti. La carta è comunque più forte di noi. Molto più forte di noi. Però fin quando non so di preciso dove ha le truppe, mi preoccupa. Perché tra l'altro qua ci sta un eroe di Ragarta, una spia di Ragarta che già mi ha... che mi terrà sotto controllo Trusty. Quindi li ha, vedrà che sta da solo e magari mi manda contro 2-3 eserciti contro di lui. Credo comunque che qua ci sono Skaven. Qua ci sono Skaven. Beh, gli Skaven ci pensiamo più avanti. Credo comunque che sia saggio andare ad eliminare questo esercito di Elfi Oscuri. Ma anche questo mi sento di poterlo simulare, dai. Sì, reintegriamo, anche se quasi reintegra poco. Ah, per il momento questi insediamenti lasciamoli perdere. Andiamo a conquistare soltanto gli insediamenti di Ragart. Poi per quanto riguarda gli Elfi Oscuri si vedrà. Mettiamoci in modalità accampamento, così reintegriamo un poco. Allora, tu fai gli occhi selvaggi, lo specialista, e tu non te sei mosso. Potresti andare a Ubrick. Ma ancora non c'è presenza militare. Boh, ok. Ma qua perdiamo addirittura una guardia abissale per fare questa battaglia. Bro, la guardia abissale su 4 turni di reintegro di reclutamento dal globale. Raga, facciamo velocità per te questa battaglia e ci serve. Così vediamo anche come risponde un attimo questo esercito. Invece abbiamo anche Piomba Ponte, ma dovrebbe rispondere benissimo comunque. Non ci dovrebbero essere problemi qua. Poi è tutta fanteria, figurati. A parte le streghe sono lentissime, ma non possono far nulla contro di noi. Una misera guarnigione. Loro non li ho schierati. Questi mettiamoli qua che non ci servono. Okay. E via. Vai tu. Potenzia subito l'artiglieria. Sì, sicuramente poi unità di bronzo non rispondono come le unità oro, naturalmente, con tutti i potenziamenti. I flagellaponti hanno iniziato a sparare fin da subito perché hanno 245 di portata, quindi poi appena arrivano anche a portata di archibugi, ecco, non ce ne sarà per nessuno. Ok, vabbè, sì, sicuramente sono delle unità bronzo, però in ogni caso hanno un sacco di potenziamenti con le tecnologie. E si può ancora fare meglio, eh. Tranquilli, che li si può far diventare ancora più forti. Tritati, vabbè, doveva essere una per tre, è stata per uno, però va bene così. È durata talmente poco questa battaglia che ci può stare. Anche perché poi in questo episodio non abbiamo combattuto, quindi... una battaglia così, anche se è rapidissima, ci sta ogni volta per ogni episodio.
Caricamento lunghissimo questo. Cioè, non vorrei che si fosse, che fosse crashato. E mi sa che è crashato. Ragazzi, mi sa che il gioco è crashato. O forse no. No, aspetta. Si è ripreso, meno male. Conquistiamo il nostro insediamento. Abbiamo sbloccato anche il necromante che ci dà velocità di ricerca. Ottimo. Dove sta il necromante? Vai. Un po' più di velocità di ricerca. Allora, continua a potenziare le tue artiglierie. E tu fai la giacca di scimmia. Un nome e un perché. Brick, vabbè, c'è il porto. Ok, vediamo cosa si può potenziare. L'insediamento livello 4. Qua già penso che conviene potenziare. Anche qui credo che... Facciamo prima l'edificio di controllo. E qua che cosa dovrei potenziare? Non c'è nulla di che mi preme avere se non portare più in alto potenziare la nave. E basta. E quindi andiamo avanti. E vediamo, perché finora Ragarta veramente, insomma, la sua potenza militare ancora non si è vista. Tra tutti questi insediamenti scoperti aveva soltanto lì un esercito isolato che gli abbiamo distrutto, un altro piccolo contingente in un altro insediamento, anche quello facile risoluzione automatica. Quindi mi aspettavo un po' più di una presenza militare molto più corposa da parte di quella di Ragarta. Sono deluso, però va bene così. C'ha comunque 16 insediamenti, quindi, anzi, aveva 16 insediamenti, ma gli stiamo iniziando a prendere un po' tutti, no? Però è meglio non abbassare la guardia, perché voi sapete come l'IA all'improvviso prende, puh, e ti manda contro un sacco di eserciti e ti piala i tuoi. Quindi, ok, niente più carne da macello, aumentiamo... No, la portata e la riduzione dei tempi di carica per tutte le unità, assolutamente. E ragazzuoli, io credo che per questo episodio possiamo anche fermarci. Grazie per avermi seguito. Iscrivetevi al canale se lo avete fatto. Like, commenti, condivisioni. Venite a trovare live dal lunedì al giovedì alle ore 21, sia qua su YouTube che sul canale Viola. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!